rendiamoci conto di questo, altro che internet, altro che avere gli stessi strumenti che abbiamo oggi rispetto a tutti gli altri nostri coetanei del resto del mondo. Perciò dicevo, l'apparenza, cioè l'approccio con la grande città, con la nuova realtà, l'umida giornata che indispettiva le vie respiratorie, dice Alessio, cioè le industrie che già, l'aria già ammorbata dagli scarichi industriali rispetto all'aria che si poteva respirare a pieni polmoni nelle nostre campagne e l'aria pulita delle nostre campagne. Dal punto di vista fisico, in quello che tratteggia Alessio, questo è l'approccio, cioè l'aria che indispettisce le vie respiratorie, l'aria pesante, quasi palpabile, il grigiore diffuso, il colore del piombo, sembra quasi, come lo descrive lui, come lo racconta, che si possa tagliare, che si possa affettare, che lo si possa toccare, questa sensazione di pesantezza che opprime una persona che mai prima d'ora aveva provato quelle sensazioni. E poi anche il modo diverso di vivere i rapporti sociali. Alessio lo coglie, lo fa dire ad Angelo, lo coglie in un attimo, in un passaggio, forse nel trasferimento, se non ricordo, tra la stazione centrale o tra la stazione nella quale arriva, il binario 21, no? Col treno da Genova, verso quello che sarà il suo posto di lavoro, cioè il Palazzo di Giustizia di Milano, vede un barbone che seduto per terra e reca un cartello: la vostra indifferenza mi uccide ancor più della mia condizione. Cosa impensabile per la Solena e per il centro Sardegna degli anni 60, dove i rapporti di solidarietà tra famiglie, su vicinato, cioè nelle famiglie, tra vicini di casa, tra parenti, tra amici, tra compari, erano il sale della vita, era la quotidianità. Quando si aveva da chiedere un aiuto, lo si chiedeva molto tranquillamente al vicino di casa, che se poteva si faceva a pezzi. Era così, il tessuto sociale della nostra Sardegna era, e in larga parte ancora è, così. Mentre lì il protagonista si accorge che la realtà già è completamente diversa, già è catapultato in un mondo che lui sente diverso. E a quel punto la sensazione non è più solo fisica dell'aria, della pressione atmosferica data dagli scarichi dell'industria, oppure data anche dalle condizioni meteorologiche diverse rispetto al punto di vista climatico che ci sono rispetto alla Sardegna, ma è anche una sensazione personale, una sensazione di pesantezza dal punto di vista psicologico. E dunque l'apatia che sembra pervadere quella vita verso la quale Angelo va incontro in quella nuova realtà. E allora è lì che inizia l'avventura introspettiva, con questo sguardo che si perde nel vuoto, e la memoria dell'infanzia, la memoria che torna, la realtà lasciata a casa e i ricordi che cominciano a spingere affannosamente a cercare di impossessarsi di quella giornata del protagonista. Mi ha colpito il ricordo del ragazzino. Io ho 10 anni meno di Alessio, ma è un'avventura che ha riguardato anche me. I ragazzini che vanno a rubare, tra virgolette, frutta in campagna, in primavera, abbiamo fatto tutti. Da noi, a Tresnuraghi, c'erano le ciliegie a Modolo. Si finiva l'anno scolastico, verso aprile-maggio, c'era l'assalto alle ciliegie. Mi sono ritrovato anche in quello. Erano quelle sensazioni vissute da un ragazzo che arrivava da una realtà così diversa e che, ripeto, tornano per raccontare una storia della quale adesso io non entro nei particolari, ma è una storia difficile, una storia fatta di episodi. Vedo qua delle persone che negli anni 60 erano già grandenti, con la fortuna, con la sfortuna in alcuni casi, di ricordare quanto era difficile la vita, non solo dal punto di vista lavorativo, economico, era difficile per certi versi anche, erano difficili anche i rapporti sociali. Se da un lato con gli amici c'era la grande solidarietà, dall'altro lato c'era sempre il rischio di aprire delle situazioni di conflitto anche per questioni di poco conto. Ci sono alcuni piccoli passaggi, Angelo Piccolino che ricorda i 3 banditi e la persona legata che procedono in campagna e la paura che pervade quella casa. C'è la disgrazia familiare che segnerà profondamente la vita di questa famiglia, non entriamo nei particolari perché non voglio distogliervi dal piacere della lettura. C'è tutto il resto, sono situazioni
che sono sicuramente inventate, che sono sicuramente frutto della immaginazione e frutto dell'elaborazione letteraria di Alessio, ma che sono profondamente vere, cioè sono profondamente verosimili quantomeno, cioè sono attendibili, raccontano, tratteggiano veramente molto bene quella che erano, quelle che erano le atmosfere, quelle che erano le esperienze, il vissuto di quegli anni lì. Dunque per questo sono partito dicendovi che c'è in molti la convinzione che spesso non valga la pena leggere gli scritti di chi non è già affermato, di chi è all'esordio, di chi non ha, diciamo così, nella sua quotidianità la professione della letteratura in mano. Molto spesso io ho provato delusioni più profonde andando a leggere libri di autori già affermati. Lo devo dire, l'ho detto anche a loro, visto che ho per ragioni professionali ho l'opportunità di incrociare spesso la loro strada, ad alcuni l'ho anche detto. Sinceramente, rispetto ai romanzi precedenti, questa volta si avverte un po' di fiato grosso. Invece devo dire che, lo ripeto con convinzione, non lo dico veramente per capitarsi o benevolenze nei confronti di Alessio, sono contento di aver potuto leggere questo romanzo e di avervene potuto parlare. Magari sarà bello, se appunto, come suggeriva l'editore, saprete leggerlo anche voi e saprete suggerire o confrontarvi con l'autore che avete tutti i giorni qua a vostra disposizione per appunto vedere le cose che vi sono piaciute e quelle che invece avreste fatto diversamente. Chiudo questo mio intervento dicendo che faccio i complimenti anche per come è stata organizzata la serata, sotto forma di reading letterario quasi, molto bello perché crea anche l'atmosfera giusta e mi ha dato, ripeto, spero non solo a me ma anche ad altri, l'opportunità, sentendo il precedente racconto di Alessio, di unire le sensazioni rispetto a quello che si trova nel romanzo, anche ripeto quelle che sono state trasferite nel precedente racconto, perché entrambe, essendo realizzate dallo stesso autore, hanno il suo stile, hanno la sua cifra dal punto di vista letterario e questo è una cosa molto importante. Vi ringrazio.